Si è svolto a Norcia l'ultimo dei 10 incontri promossi dall'Associazione Nazionale Città del Tartufo per discutere e accompagnare la richiesta di riconoscimento da parte dell'UNESCO della cultura tartufigena come patrimonio immateriale dell'umanità. Richiesta presentata a gennaio alla Commissione Nazionale Italiana UNESCO e ora al vaglio dei ministeri competenti. Cosa può significare questo riconoscimento per tutto il mondo del tartufo? Intanto una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti della filiera del tartufo, quindi dal cavatore fino a tutti coloro che nelle istituzioni hanno delle responsabilità per tutelare il tartufo e il territorio e quindi per tramandarlo alle nuove generazioni. Insieme a questo si innesca pure un processo di formazione, quindi coinvolgimento delle scuole, delle nuove generazioni, e soprattutto attraverso questo dimostreremo che il brand UNESCO, che porta ovviamente un grande vantaggio da un punto di vista turistico, è diciamo assolutamente in linea con quello che è il mondo del tartufo e la cultura che intorno adesso si è sviluppata almeno in un secolo di esperienze. Ospite in attesa dell'incontro, a cui era presente una considerevole delegazione delle città associate, Massimo D'Alema, che ha simbolicamente accettato di farsi portavoce dell'importanza del tartufo, prodotto cardine di un sistema esclusivamente italiano di cultura e tradizione. Sicuramente il tartufo rappresenta uno degli aspetti più significativi della eccellenza italiana e penso che sia una richiesta legittima. Il riconoscimento di questa eccezionalità che è il tartufo come un bene dell'umanità. Quindi sono disposto a sostenerla con tutte ciò che io posso fare, nella speranza che presto ci sia un governo del paese che possa sostenere questa richiesta in tutte le sedi internazionali. Credo che questa sarà una delle candidature più importanti per la cultura del nostro paese a livello internazionale e mi auguro che tale candidatura possa svilupparsi su due punti fondamentali, quello della tutela diretta di questa tradizione, ma è soprattutto della tutela indiretta, cioè la capacità nella società, nelle associazioni, nelle scuole, nelle attività artigianali legate al tartufo, nonché in quelle culinarie, di trasmettere questa sensibilità nell'animo delle future generazioni, perché questo riconoscimento tende a valorizzare le identità capaci di ricrearsi continuamente. Il momento di approfondimento che si è svolto durante la 50ª edizione di Nero Norcia, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, ha visto anche la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Nursino Alcide De Gasperi, scuola associata a UNESCO che attraverso il suo dirigente Rossella Tonti ha lanciato la proposta di costituire insieme all'associazione una rete di scuole delle città del tartufo.